Adesso entriamo un po' più nello specifico delle emergenze che ci sono state portate agli sportelli d'ascolto, come il caso del cutting, il cybersex, e entreremo più nello specifico con le dottoresse Silvia Cascino e Fabiana Gerli, che ci parleranno proprio delle nuove emergenze adolescenziali, il cyberbullismo, cybersex e cutting. Lavorare con i casi limiti. Allora, come sapete, diciamo, si è passati da una fase in cui i rapporti tra gli adolescenti erano principalmente attraverso il telefono, e adesso invece siamo passati all'era digitale, quindi col nascere appunto delle nuove tecnologie come i social network, i blog, gli smartphone, è cambiato proprio il modo di comunicare. E infatti diciamo che è cambiata questo aspetto a due problematiche, perché da una parte la rete comunque può diventare può assumere per gli adolescenti quel valore simbolico dello sguardo della madre nella prima infanzia, quindi come l'essere visti dà la conferma di esistere agli adolescenti. Però poi c'è un altro aspetto, cioè quindi è nata, si è sviluppata tutta una aggressività diversa, quindi una violenza diversa, che è appunto il cyberbullismo. Il cyberbullismo indica tutti quegli atti di bullismo che vengono effettuati tramite mezzi elettronici come SMS, blog, telefonini, video e siti. Quindi diciamo che l'aggressività del bullo si è spostata da banchi di scuola, si è spostata nello spazio virtuale. E questo è un esempio di una ragazza che vede allo sportello, che dice: mi prendono in giro a scuola perché sono straniera, e poi continuano a casa con Facebook, mandandomi messaggi aggressivi ed escludendomi dalla chat. Questo esempio ci fa capire come la violenza, quella telematica, a volte può essere ancora più dannosa di quella reale. E infatti il cyberbullismo sì è un bullismo virtuale, però ha conseguenze reali, quindi che possono veramente provocare dolore. E cambia anche la dimensione temporale, perché nel web la dimensione temporale è infinita, quindi le aggressioni verbali possono continuare durante tutto l'arco della giornata attraverso il web, e anche la dimensione spaziale è sconfinata, perché le aggressioni possono divulgarsi in tutto il mondo, se ci pensiamo. E quello che è importante è che tutto il materiale che noi mettiamo all'interno della rete non può essere cancellato, quindi questo è un altro fattore da tenere presente. Cosa succede quindi? Diciamo che la velocità di diffusione delle informazioni e il fatto di questa assenza di limiti spazio-temporali possono aumentare nel cyberbullo un maggior sentimento di onnipotenza e anche una perdita di contatto con la realtà. In qualche modo. E la particolarità di questo fenomeno è che il cyberbullo agisce dietro uno schermo protettivo. E cosa vuol dire? Che in qualche modo è come se non si sentisse tanto responsabile delle sue azioni, e quindi come se venisse in qualche modo difeso dietro lo schermo. E questo non si rende conto quindi anche delle proprie azioni e soprattutto delle conseguenze che provocare sulla vittima, perché la vittima in quel modo perde la propria identità di persona e diventa quindi un oggetto da attaccare e da distruggere in qualche modo. Quindi diciamo che nel mondo virtuale l'apparire si sostituisce all'incontrarsi, e quindi si evita una relazione reale che invece implica un mettersi in gioco a più livelli, quindi l'esporsi rischiando però esperienze deludenti, no? Che possono provocare dolore. Infatti gli adolescenti hanno più, no? Più amici su Facebook, il fatto di avere più amici o comunque di avere più mi piaci aumenta il loro narcisismo. Grazie. Aumenta il loro narcisismo e quindi si sentono più fighi, più popolari, no? Nella scuola in qualche modo. Quindi queste esperienze virtuali possono alimentare quegli elementi inerenti al falso sé del soggetto. E abbiamo fatto una ricerca sul cyberbullismo su 2000 soggetti di età media di 13 anni, in un range da 10 ai 15 anni, il 49% maschi e il 51% femmine. E abbiamo alcune domande, per esempio la domanda: quale tipo di bullismo secondo te è più frequente? Il 33% risponde cyberbullismo, quindi questo ci fa capire non solo quanto i ragazzi lo conoscano il fenomeno, ma anche quanto si stia diffondendo nel tempo. Alla domanda: mi hai messo online foto di compagno o amici senza chiedere il permesso?
permesso, addirittura il 36% risponde di sì. Quindi la difficoltà dei ragazzi di rispettare, no, l'identità degli altri, quindi che l'identità poi finisce quindi nel mondo virtuale senza problemi. E alla domanda come ti comporti se un tuo amico è vittima di cyberbullismo, il 60% difenderebbe il proprio amico. Questa è una risposta abbastanza attesa, perché come abbiamo detto prima, insomma, l'amicizia è fondamentale per gli adolescenti, e solo il 33% ne parlerebbero con un adulto, e quindi vuol dire che questo è poco, la difficoltà degli adulti poi a chiedere, dei ragazzi a chiedere aiuto agli adulti. Quest'ultima domanda è molto interessante, perché cosa possono fare gli adulti per evitare che i ragazzi vengano aggrediti sul web? Il 51% dice che gli adulti dovrebbero cercare di parlare con i ragazzi e capire come stanno. Quindi i ragazzi, come dicevano prima le colleghe, hanno bisogno quindi di un adulto di riferimento che stia accanto ai ragazzi, quindi anche che entri nel loro mondo virtuale per conoscere questo loro nuovo mondo, piuttosto che tendere invece all'ipercontrollo, che non porta insomma da nessuna parte. E diciamo che quindi addirittura la sessualità, che è così carnale, ha degli aspetti, può essere soddisfatta anche attraverso i canali virtuali. Infatti due fenomeni che si stanno molto divulgando ultimamente sono il cybersex e il sexting. Il cybersex, ho anche detto sesso online, quindi come per esempio mostrarsi nudi in fotografia, in webcam, quindi comunque usando sempre un linguaggio esplicitamente sessuale, e il sexting invece è quello di inviare soprattutto tramite telefonini dei messaggi, delle foto, dei video a sfondo sessuale. È stata fatta una ricerca Eurispes sul sexting e si è visto come dal 2011 al 2012 i messaggi inviati siano passati dal 7% al 14%, quindi sono raddoppiati, e invece gli SMS o video a sfondo sessuale ricevuti siano passati dal 10% al 26%. Quindi questo denota come questo fenomeno si stia sempre più espandendo. Come diceva prima il dottor Bianchi, quindi come ci sia proprio questa scissione tra sessualità e affettività, e anche utilizzando il concetto della dottoressa Sartori, quindi c'è proprio un'anestetizzazione, no, dell'adolescente. Allo sportello d'ascolto ci arrivano diversi casi che testimoniano questi fenomeni. Per esempio, una ragazza di 13 anni è venuta allo sportello d'ascolto perché il proprio ragazzo la ricattava, che se non gli avesse inviato delle sue foto di lei nude, lui l'avrebbe lasciata. Lei, pur di non essere abbandonata, ha inviato queste foto di lei nuda, e il ragazzo le ha inviate a degli amici che a loro volta l'hanno inviato in tutta la scuola. Quindi le foto sono state diffuse in tutta la scuola. E diciamo che lì per lì la prima cosa che ci verrebbe da fare è quella subito di risolvere il problema, di intervenire in prima persona, quindi aiutare il ragazzo, ma non è questo il nostro lavoro. Il nostro lavoro è proprio quello di accogliere i ragazzi e dargli fiducia e speranza che in qualche modo le cose possano cambiare. In questo caso è stato fondamentale far sì che la ragazza poi facesse venire i genitori allo sportello d'ascolto dei genitori. E quindi diciamo che lo spazio d'ascolto diventa proprio un contenitore, no, di tutte le paure, di tutte le imbarazzi, i sensi di colpa, che sono proprio tipiche emozioni di chi si sente violato nella propria identità privata, quindi proprio anche sfruttato per il piacere altrui, come in questo caso. E quindi è importante nel colloquio mettersi proprio a livello dei ragazzi, quindi sintonizzarsi nei loro bisogni del qui ed ora, quindi un bisogno quindi di non essere, perché abbiamo capito dai nostri incontri che i ragazzi hanno proprio bisogno di non essere giudicati, ma di essere capiti, ascoltati, ma soprattutto riconosciuti nella loro unicità, perché appunto sono proprio tutti diversi tra di loro. E diciamo che quindi nel momento in cui il ragazzo viene pensato, no, e quindi c'è una comprensione condivisa, il ragazzo abbandona il proprio falso sé e quindi riesce ad avere quella capacità di essere se stesso, no, la capacità simbolica. E infatti Winnicott diceva che solo nell'essere creativi si scopre di essere se stessi. E questo diciamo è un po' tutto ciò che riguarda un po' questi aspetti nuovi, queste nuove. Un altro fenomeno invece molto in aumento è il cutting, come dicevamo prima, le ferite della pelle, dolore nell'anima. E diciamo che abbiamo fatto una ricerca in 40 scuole medie e superiori di Roma su 32 casi di ragazzi tra i 12 e i 14 anni, il 10% maschi e il 90% femmine, quindi questo ci fa capire quanto siano poi più le ragazze che si
Italia, no? E da 2012-2013 all'anno 2013-2014, quindi in due anni, il numero è veramente cresciuto in maniera esponenziale, quindi da 10 casi a 32 casi. E questo perché sia per fenomeni di imitazione di gruppo, quindi il 17%, e anche proprio perché è cresciuta l'iniziativa privata dall'adolescente, quindi proprio una richiesta di aiuto. E abbiamo anche come fenomeno di imitazione di gruppo anche internet, qui ritroviamo, ci sono addirittura dei blog come per esempio questo che si chiama Tumblr, dove le ragazze si scambiano tra di loro materiale, foto, tutto a sfondo depressivo, canzoni, sempre riferendosi all'autolesionismo. E questa immagine, già, questa frase di Ferrari è già stata detta dalla dottoressa Sartori, quindi dice l'importanza della centralità del corpo in adolescenza, quindi il corpo dice il cambiamento prima che sia possibile pensarlo, no? Quindi attraverso il corpo i ragazzi esprimono tutte le loro emozioni, quindi la frustrazione, la rabbia, le delusioni, che non riescono a contenere mentalmente, quindi tutta la loro angoscia. E quindi gli adolescenti che si feriscono privilegiano le sensazioni alla relazione con l'altro, perché? Perché la relazione può essere fonte di dolore, di sofferenza, di veramente, e non ce la fanno a contenerla. Come si tagliano i ragazzi? Da questa ricerca risulta che il 90% si feriscono tagliandosi, il 6% si fanno autotatuaggi, il 4% si morde. E lo strumento utilizzato maggiormente è la lametta, nel 50% dei casi, poi la forbice, il taglierino, la lama del temperino e il coltello. E dove si tagliano? Il 65% su una singola parte del corpo, il 35% su più parti del corpo, diciamo che le braccia sono le più esposte, quindi il 53% si tagliano sulle braccia, poi sui polsi, sulle gambe e sulla pancia. E per quanto tempo? La maggior parte delle ragazze si tagliano, continua a tagliarsi per mesi, il 20% lo fa da anni e solo il 7% lo ha fatto una singola volta. E brevemente parlo di una storia di una ragazza di 13 anni che viene allo sportello, di un caso di mediazione breve, quindi con esito positivo, perché poi la mia collega parlerà invece di casi che hanno avuto tempi più lunghi, e chiamerò Elle questa ragazza. Viene allo sportello d'ascolto, inizialmente si concentra principalmente su la solitudine, perché i genitori lavorano entrambi tutto il giorno e quindi lei è molto sola, e anche sul fatto che litiga spesso con le amiche, quindi sul litigio e anche la gelosia delle amiche. Alla fine del colloquio dice: mi sono tagliata con il rasoio sui polsi e un po' sulla pancia perché mi sentivo sola e perché pensavo che tutte le cose dipendessero da me. Quando chiedo a Elle se ha parlato con i genitori del fatto che si tagli, mi dice: è inutile, non capirebbero mai quanto sto male, direbbero che sono pazza, hanno vissuto la loro adolescenza in un'altra epoca. Una volta ho detto a mia madre che una mia amica si tagliava e lei ha commentato: è da deficienti, dovrebbe andare in un centro di riabilitazione. Quindi qui vediamo la solitudine di Elle, che non ha nessuna intenzione di aprirsi con i genitori, perché non solo non verrebbe capita, ma verrebbe anche giudicata pazza. E quindi in questo senso abbiamo pensato con l'equipe l'importanza di andare incontro a Elle e quindi proporre a Elle di far venire anche la mamma al colloquio per parlarne insieme. Io avevo qualche dubbio, perché avevo paura di sostituirmi alla ragazza, quindi di prendere il posto suo e di farla sentire incapace di farcela da sola. Invece in realtà questo è stato un punto fondamentale, perché la ragazza si è sentita e accolta nella sua parte fragile, quindi nella sua parte infantile, e si è sentita in qualche modo non giudicata. E quindi che, insomma, è stato un modo per andarle incontro. Elle poi smette di tagliarsi e quindi sembra che questi inizia a smettere di tagliarsi, però poi dopo, quando litiga di nuovo con la sua amica, ricomincia di nuovo, quindi sembra proprio che lei non riesca a colmare questi vuoti che si creano, queste separazioni, quindi come se fossero proprio dei tagli nell'anima. E poi dice: dopo essermi tagliata mi sento meglio. Quindi dice: i miei genitori, i miei fratelli, i miei amici diventano degli estranei e vengono tutti sostituiti dalla lametta. La lametta è tutto, è perfezione e mi rende felice. Quindi qui vediamo come il valore che assume la lametta per questa ragazza, che non riesce a trovare una sostituzione alla lametta.
E diciamo che dopo questi colloqui la ragazza prende l'iniziativa e invece di venire a colloquio come avevamo accordato con la madre, invece parla spontaneamente lei con i suoi genitori, che per fortuna capiscono che non si è trattato di un gesto per seguire una moda, ma che quello era l'unico modo che lei aveva di affrontare il dolore, la sofferenza, la solitudine. E quindi questo è stato, diciamo, il passo che ha poi fatto Elle. Quindi in qualche modo Elle mi ha fatto capire come l'adolescente non è più un bambino, ma non è ancora un adulto. Quindi solo nel momento in cui è stata riconosciuta la sua fragilità, la sua parte infantile, lei poi si è attivata da sola. Quindi è bastato fare un piccolo passo verso di lei, quindi porgendole una mano per farla camminare da sola, perché poi è stata lei, ha fatto tutto da sola. E quindi diciamo che io mi sono sorpresa, no? di questo cambiamento, perché ero molto in dubbio di fare questa cosa, invece poi è andata a buon fine. E diciamo quindi anche, forse probabilmente anche Elle si è sorpresa di aver trovato un adulto che non la giudicasse e che desse un nome alla sua sofferenza, alla sua tristezza, quindi che era per lei intollerabile. E Elle, di sua spontanea iniziativa, inizia a scrivere un diario dove scrive tutti i suoi pensieri, tutte le idee, tutte le emozioni di quando si sente sola. Questo lo fa di propria iniziativa, quindi questo ci dice come inizia cioè sostituisce alla lametta il diario. Quindi dice: posso scrivere per esempio che odio tutti, mi libero così dalla rabbia che ho dentro. Quindi è proprio un modo per sfogarsi, per dar sfogo a tutto ciò che aveva dentro. Quindi rinforzo il fatto che Elle sia riuscita da sola a trovare i sostituti alla lametta, quindi e queste sue risorse. E poi ovviamente parliamo dell'importanza di intraprendere un percorso di terapia che appunto gli permetta di sfruttare tutte queste risorse e appunto per esplorare il proprio mondo interno, il suo mondo interno. E alla fine Elle dice, dopo aver parlato con i genitori, dice: finalmente mamma e papà sono più attenti e preoccupati e mi chiedono come mi sento, questo mi fa piacere. Quindi come basta poco poi per essere veramente accolti. E poi l'ultimo giorno mi racconta che è andata ad aiutare una sua amica a buttare la lametta nel cestino, poi però mi dice: ho paura di ricominciare perché tutte le mie amiche lo fanno, ma non posso più tagliarmi perché devo mettermi un vestito corto. Quindi alla fine del colloquio mi regala questo disegno, io adesso lo regalo a voi.